Nessuno ha mai visto un dinosauro, ma grazie alla ricostruzione dei fossili rinvenuti è possibile conoscerne le forme e le abitudini, percorrendo un viaggio nel tempo che ci riporta indietro di centinaia di milioni di anni. Quasi tutti gli animali che oggi popolano la Terra non esistevano in passato e quelli che vi esistevano oggi non ci sono più. Le prime forme di vita erano minuscole, così piccole da non poter essere viste a occhio nudo, e si svilupparono nell'acqua del mare. Quando circa 400 milioni di anni fa le piante cominciarono a crescere sulla Terra e l'ambiente esterno a diventare accogliente, ecco che dall'acqua iniziarono a uscire le prime forme di anfibi, in grado di vivere sia dentro che fuori dall'acqua, dove tornavano per deporre le uova. Uno dei primi quadrupedi conosciuti fu l'Ittiostega. Aveva zampe palmate e coda di pesce. Il Dimetrodon fu uno dei primi rettili che visse sulla terraferma. Sulla schiena aveva un'enorme pinna fatta di pelle. I dinosauri comparvero 228 milioni di anni fa, diversi tra loro per specie e dimensione. Avevano la pelle a squame e deponevano uova. C'erano dinosauri erbivori e dinosauri predatori. Assieme a loro vivevano altri rettili e i primi esemplari di uccelli ed insetti. Le paludi erano un habitat ideale per i dinosauri. I dinosauri più grossi erano erbivori, caratterizzati da corpo cilindrico e collo e coda molto lunghi. Vivevano in branco e si spostavano in gruppo da un luogo all'altro, alla ricerca di cibo. Si nutrivano delle foglie degli alberi, strappandole proprio come fanno le giraffe. All'epoca dei dinosauri il clima era caldo e umido. L'ambiente era caratterizzato da foreste di felci giganti e piante sempreverdi. I denti dei dinosauri erbivori erano fatti come piccoli pioli, per permettere loro di strappare meglio le foglie. Inoltre mangiavano radici e pigne. Tra i grossi dinosauri erbivori c'era il Parasaurolophus. Aveva una bocca a forma di becco e una cresta sulla testa. Soffiando l'aria emetteva un suono simile ai tromboni. I dinosauri carnivori si nutrivano di altri animali e di altri dinosauri. Erano feroci e si muovevano molto rapidamente. Potevano cacciare soli o in branco. Il più grosso dei dinosauri carnivori fu il Tyrannosaurus Rex. Aveva enormi mandibole e denti affilati per poter lacerare facilmente la carne. Molti dinosauri carnivori avevano artigli uncinati con i quali attaccavano gli animali durante le azioni di caccia. I dinosauri carnivori non dovevano nutrirsi tutti i giorni, una preda forniva cibo sufficiente per parecchi giorni. Alcuni dinosauri poi non cacciavano affatto, ma si nutrivano di animali già morti che incontravano nel loro cammino. I dinosauri erbivori non erano veloci e scattanti e dovevano trovare altri sistemi per difendersi dagli attacchi dei carnivori. Vivevano solitamente in gruppo, proprio per potersi difendere meglio. Alcuni svilupparono corna pericolose utili per spaventare l'avversario e corazze spesse come armature difficili da penetrare. Il triceratopo aveva grosse corna sul naso e sugli occhi e un enorme scudo osseo attorno al collo, oltre a una pelle spessa e coriacea. L'euoplocefalo era ricoperto da scaglie e ossee, aveva la schiena ricoperta di punte e sull'estremità della coda un enorme clavo. Anche i dinosauri carnivori potevano unirsi in branco per poter meglio attaccare, come nel caso del Deinonico, troppo piccolo per ferire da solo un grande erbivoro. La sua azione diventava molto più efficace e aggressiva se l'attacco scaturiva contemporaneamente da tutto il branco.
i dinosauri deponevano le uova. Ne sono state ritrovate molte, fossilizzate, di diverse forme e dimensioni. Mentre i dinosauri dominavano la Terra, molti rettili vivevano nel mare. Alcuni erano veloci nuotatori, simili ai delfini. Altri sembravano lucertole o avevano un collo lungo e pinne enormi come pagaie. Il cronosauro era enorme. La sua testa era più grande di un'automobile. L'elasmosauro aveva un lungo collo, simile a un serpente. Probabilmente quando nuotava lo teneva fuori dall'acqua. Le prime creature a volare furono gli insetti, circa 300 milioni di anni fa. I primi insetti dotati di ali furono le libellule. La Meganeura, per esempio, era un'enorme libellula la cui apertura alare arrivava a 75 cm. Poi volarono anche alcune specie di dinosauri, come i pterosauri. L'Archaeopteryx fu la prima creatura con le penne e il corpo per metà di uccello e per metà di dinosauro. Non si sa però se riuscisse a volare. Spaventoso era l'aspetto del Quetzalcoatlus. Uno pterosauro gigante, più grande di qualsiasi uccello esistente ai giorni nostri. Aveva enormi ali di pelle, che ricordavano quelli di un pipistrello, collo lungo e rigido. Il corpo peloso, un becco sdentato, appuntito e affilato, e un'apertura alare superiore ai 10 metri. I dinosauri si estinsero probabilmente per causa di un cambiamento climatico, dopo aver vissuto sulla Terra per 165 milioni di anni. Scomparvero per sempre tutti.